It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you. Verona Spezia non è e non potrà mai essere una partita come le altre. Inutile far finta di niente, inutile fingere. I giocatori passano, gli allenatori anche, ma le ferite, quelle più profonde, si rimarginano solo in parte. Ma andiamo con ordine. Campionato 2006-2007, quello maledetto, quello della retrocessione in C1. L'Hellas di Ficrenti, il 20 settembre 2006, con 4 punti in 2 giornate, vuole la vittoria al picco per spiccare il volo. E invece segna Varricchio alla mezz'ora, con la complicità della coppia centrale Sibilano-Comazzi, e le speranze si infrangono. Da lì il lento declino della squadra gialloblu fino all'assurdo esonero di Ficcanenti fino alla gara di ritorno. Era il 17 febbraio 2007. Dopo il passo falso di Lecce, l'Hellas non poteva sbagliare la gara casalinga contro i bianconeri. A illudere i tifosi gialloblu fu Dario Biasi, tornato a Verona dopo la parentesi in Liguria con il Genoa. Poco dopo, però, ecco la doccia gelata. Punizione di Scarlato da centrocampo, palla in area, Sibilano salta a vuoto, arriva Colombo che batte Pegolo. 1-1 e tanti rimpianti. Si arrivò così ai play-out, due sfide per non retrocedere, due partite per cuori forti. Altri 10 giorni veramente, dobbiamo prepararle al meglio. Abbiamo tra virgolette la fortuna di fare la prima in trasferta. Sappiamo che sono due stadi dove comunque possono venire tanti nostri tifosi, quindi io sono convinto che ce la giocheremo alla grande. All'andata al picco, il 15 giugno 2007, il Verona passò in vantaggio con Sibilano, un gol che sapeva di salvezza, anche se mancava ancora tanto, troppo. L'occasione d'oro, quella per ammazzare definitivamente lo Spezia, capitò sui piedi di Cutolo, ma... Nella nostra metà campo ancora lui, in verticale, bravo Nieto, se ne va via Fusco, Nieto dentro l'area, Cutolo, è un rigore, Cutolo, sbaglia incredibilmente il gol, non si può sbagliare un gol così, a porta vuota, la prima cosa bella che ha fatto Nieto nella sua vita da calciatore, ha dato un pallone che era facilissimo da segnare a Cutolo e Cutolo ha sbagliato. Nel secondo tempo un rigore di Saverino regalò il pareggio ai bianconeri e proprio quando sembrava fatta per l'1-1, Doprado inventò un gol dai 25 metri che forse Pegolo sogna ancora la notte. Serie B, immaginate che cosa sarà la partita di giovedì prossimo alle 19 allo stadio Bentegodi. Stavolta sì, o si vince o si muore. Siamo vicini alla Serie C. Abbiamo sbagliato tanto, chi sbaglia paga, e noi abbiamo pagato dazio e abbiamo preso questi due gol, magari il secondo evitabile, però io personalmente, l'ho detto anche ai ragazzi nello spogliatoio, dobbiamo stare tranquilli, facendo una partita di questo genere, se giochiamo con un po' più di cattiveria là davanti, possiamo ribaltare la partita. Tutto da rifare, lo spettro retrocessione è lì, tangibile. Credo che sarà una partita difficile, perché è più difficile di quella dell'andata, perché l'andata un po' li abbiamo sorpresi, al ritorno credo che con l'esperienza dell'andata cambieranno anche, credo. Sarà più difficile perché prima ci bastavano due risultati, adesso ce ne abbiamo uno solo. Il 22 giugno 30.000 tifosi accolsero l'Hellas a braccia aperte, tifando, sperando, sognando, poi alla fine, comunque, applaudendo tra le lacrime. Sì, perché finì 0-0 nonostante una gara giocata interamente nella metà campo dello Spezia, un risultato che premiava la squadra di Soda e condannava quella di Ventura. Conta che ormai è andata così e basta, bisogna ripartire, guardare avanti e niente, non c'è, ci sono altre parole da dire. Le strade di Spezia ed Hellas si incrociarono nuovamente due anni dopo, 3 agosto 2009, primo turno di Coppa Italia. Il gol di Selva nei tempi supplementari permise alla squadra di Remondina di accedere al turno successivo. Un'amara vendetta che in nessun modo avrebbe potuto compensare quell'assurda retrocessione. Finita? No, perché quest'anno nel girone A della prima divisione con il Verona c'è anche lo Spezia. Il 24 ottobre 2010 si giocava al picco. Gli 11 di Giannini, dopo due vittorie consecutive, avevano un solo obiettivo: vincere. Beppe Lenoci sbagliò un gol clamoroso, impossibile non ripensare a Cutolo, e poi Vannucchi, su un rigore assolutamente discutibile, regalò i 3 punti ai bianconeri. Domenica lo Spezia tornerà al Bentegodi quasi 4 anni dopo quell'infausto giorno.
Per rilanciarsi verso i playoff al Verona servono i punti e forse davvero, se andrà come tutti sperano, la vendetta potrà dirsi completa.